Buongiorno dal vostro M, tra un po' parto per Kanazawa, intanto vi mostro l'ospedale dove ho fatto la visita ieri sera qui a Kobe e sono riuscito a completare tutto quello che dovevo, a farmi ridare i soldi di Capara perché paga tutta l'assicurazione. Non so come ho fatto, in un mezzo inglese-giapponese con un tipo che è arrivato finalmente sapendo un po' di inglese, ci siamo messi a posto. Oggi il Baka-san è partito per Atami, quindi sì, ci dividiamo per 2 giorni, ci rincontreremo in quel di Tokyo il 25, quindi abbiate la pazienza di sopportarmi da solo per altri 2 giorni. Ci vediamo a Kanazawa o in treno se mi andrà di fare un filmato. Ciao! Il vostro M è in treno che sta raggiungendo Kyoto, dove cambierà il treno per raggiungere Kanazawa. Sono nella galleria dello Shinkansen che sta uscendo da Kobe, è lunghissima, infatti Kobe viene raggiunto dallo Shinkansen tramite galleria. Comunque non era di questo che vi volevo parlare, ma di turisti americani che con la loro guida, erano un gruppo di una ventina, si sono fermati per prendere il mio stesso treno. E la cosa veramente bella è stata che la guida li ha abbandonati un attimo perché tanto sapeva che ora sarebbe arrivato il treno che dovevano prendere e li aveva informati. Bene, stavano per prendere il Nozomi, quello più veloce e molto più caro, per cui non avevano la prenotazione, che è arrivato semplicemente 3 minuti prima di questo. E la guida gli ha urlato di uscire dal treno perché loro stavano già salendo pensando che fosse quello lì. Il bello è che attualmente fanno gli annunci anche in lingua inglese. Non ce la possono fare questi abitanti degli USA. Ecco quello di cui vi avevo parlato qualche giorno fa. Quelle due palle là che avete visto sono dei rigassificatori. Praticamente prendono il gas, lo accumulano e sono in pieno centro abitato. Un po' inquietante, però qua in Giappone funziona così. Sto uscendo adesso da Kyoto su un treno diretto a Kanazawa che è in ritardo di 9 minuti. Credo che il mondo stia finendo. Un treno giapponese in ritardo, io non l'avevo mai visto. La campagna a terrazze giapponese vicino alle colline, molto bella per me. Sono ancora sul treno per Kanazawa, anzi mancano ancora 2 ore all'arrivo, quindi davanti a me c'è un bellissimo lago, uno dei grandi laghi del centro del Giappone, e purtroppo mi spiace per Kobe. Mi è dispiaciuto non riuscire a vedere quello che volevo a Kobe perché secondo me è una di quelle città che meritava molto, soprattutto perché 19 anni fa è stata devastata da un terremoto e attualmente è perfettamente funzionale. Mi domando se questo potrebbe accadere in una città italiana. Anzi, possiamo prendere come spunto L'Aquila o le terre in cui vivo io. Vedremo. Io non ci credo. Il treno procede a questa velocità da circa un quarto d'ora, in più fuori sta diluviando con temporali, fulmini e tutto quanto. Siamo in ritardo, secondo me, ormai di 20 minuti e la fine del mondo è molto prossima. Grande caos alla stazione JR di Kanazawa, treno arrivato con 35 minuti di ritardo, colpa di un'alluvione avvenuta sulla linea poco più avanti. Grandi temporali, quindi rallentamenti dei treni, gente della JR che correva avanti e indietro per cercare di far uscire la gente, una stazione stracolma di persone, file che si creavano, si arrotolavano su se stesse, si dissolvevano, e ci ho messo una vita anche solo a fare la prenotazione dei biglietti del treno per domenica. Incredibile, sembrava di stare in Italia. Come potete vedere sono all'interno dell'ostello che mi ha consigliato il Baka-san qui a Kanazawa.
stallo molto in stile tradizionale, che è stato ricavato da una vecchia sartoria di kimono. Purtroppo, causa brutto tempo, infatti la pioggia è abbastanza rilevante, la giornata è persa. Ritardo del treno di 35 minuti, via dicendo, quindi oramai sono già le 6. Ci risentiamo domani, sperando, visto che le previsioni dicono che sarà solo nuvoloso, farò fare un giro per Kanazawa. Ciao ciao!